Ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le vittime del nazismo e del fascismo per tenere viva la memoria e coltivare la speranza sul futuro delle nuove generazioni. Con questo spirito Roma Capitale ha celebrato in mattinata il giorno della memoria insieme alle scolaresche che hanno partecipato al viaggio ad Auschwitz lo scorso ottobre. Protagonisti dell'evento all'Auditorium Parco della Musica i sopravvissuti ai campi di concentramento Piero Terracino e Sami Modiano, alla presenza del ministro per l'integrazione Cécile Kyenge, del sindaco Ignazio Marino e dell'assessore capitolino alla scuola Alessandra Cattoi. La memoria rappresenta quei mattoni su cui costruire il nostro futuro. È importante farlo come lo stiamo facendo oggi qui con i ragazzi e le ragazze delle nostre scuole, perché purtroppo ancora oggi ci sono persone dalle teste vuote che negano o banalizzano la storia, insultano e offendono non la comunità ebraica di Roma, ma la nostra capitale, il nostro popolo, l'Italia. Queste persone vanno isolate perché tutti insieme dobbiamo invece insistere su quanto sia importante, prima di ogni cosa, il rispetto e la dignità di tutti, al di là di quelle che possono essere le differenze del colore della pelle, della religione, dell'etnia, dell'orientamento sessuale. Insomma, gli stessi diritti, la stessa dignità per tutti. Poter vedere e studiare, conoscere dei posti che della storia hanno segnato una delle pagine più drammatiche del XX secolo, ma vederli con gli occhi di chi c'è stato è stato per i ragazzi una possibilità di conoscere, appunto, di attraversare veramente la storia, di attraversarla con gli occhi di un testimone e di provare delle sensazioni evidentemente molto forti. Due studentesse, poi, in rappresentanza delle scolaresche che hanno partecipato al viaggio, sono salite sul palco per condividere le loro emozioni rispetto alla visita ad Auschwitz e Birkenau. È stata un'esperienza importante perché spesso io stessa, ma anche ragazzi della mia età, l'ho visto, tendono a non rendersi conto di come la Shoah sia davvero accaduta, perché è più facile non crederci. Quando invece ti rendi conto davvero che queste cose sono successe, quando riesci a rivederle, a capire cosa è successo dalle parole, dagli sguardi, dal volto di Sami Modiano, o comunque dei sopravvissuti in generale, è forte, è difficile da accettare, però aiuta tantissimo perché fa davvero capire cosa può essere stato.